Anche perché siamo qua da un bel po'. Sì, sì, abbiamo dato spettacolo. E adesso con la pista DLC di Mario Kart 8 per Wii U, l'aeroporto glaciale, se non mi ricordo male. Sì, è una pista bruttissima. Incomincia il primo game tra Mirko e Yolt, i due milanesi d'eccellenza, possiamo dire. Il classicone e la nuova recluta. Vediamo già un primo svantaggio, possiamo dire, da parte di Yolt, che pian piano può comunque rimontare senza troppi problemi. Ecco. La questione è che, appunto, non so, è più veloce Lucina in questo caso a differenza di Roy, o sono veloci uguali? Non ne sono sicuro, sono entrambi due gran corridori. Forse è più veloce Roy, ma non lo dichiarerò. Forse anche come mosse probabilmente è più veloce Lucina, perché comunque vedo che reagisce molto in fretta a differenza di Roy, che comunque ha quel momento, diciamo, non di stun, ma che comunque gli serve per fare la giusta carica, ecco, la mettiamo così. Sì, sì, esatto, esatto. La punizione su un si sa che non c'è stato, ha portato via il primo stock di Yolt, che adesso si trova quasi impazientemente a fisciare questa kill. Non vuole. Oh mio Dio. Ok, ledge guarding non termina, per fortuna. Però appunto Yolt vuole chiuderla prima che. Cioè, sa benissimo che Mirko si è lasciato indisturbato, prende il gap e lo allarga come un portone. Dunque, vediamo comunque da un'altra parte che in qualche modo, cioè, Mirko forse è anche molto abituato a questo matchup e a differenza degli altri match che abbiamo visto, se la riesce a cavare meglio da Yolt. Infatti, come vediamo anche adesso, non è riuscito a recuperare. Anzi, si è fatto fregare col salto mangiato. Purtroppo ha dato un reverse hit un po' strano, però. Però, insomma, stanno cercando di giostrarsela. Cioè, sta cercando quanto meglio di giostrarsela possibile. Quanto meglio possibile, esatto. Più che altro, appunto, Yolt è rimasto lì con l'incubo del primo stock che non se ne va. E potrebbe non andarsene fino alla fine del game di questo passo. A me viene da dire che secondo me in questo momento, specie negli ultimi secondi, è molto più paziente anche solo per capire come entrare su Lucina. Perché guarda qua, succedono cose di questo genere. Cioè, Mirko è una riserva di sorprese che Yolt pian piano sta cercando di capire. Anche il fatto, ad esempio, che ne so, prima ho visto, stavo provando a committare con Fair, con Lucina che era ferma. Lei si è scudata giustamente ed è stata punita a sua volta. Ottimo da shot-up che comunque uccide. Diversi si sa, migliore amico di Yolt, gli tiene la manina sin da i tempi antichi. Oh, oh, io. Bella combo, ma c'è da... Out of shield. C'è da la notoriamente veloce. E mi sa 7. Fine 7. Fatto il 7 a casa. E niente ragazzi, noi dopo aver streamato tutti questi set vi lasciamo a Dragon Space. Speriamo di essere stati degni dei dannatissimi set che abbiamo visto. Perché che roba. È stato un piacere essere qui con voi. Spero che sarà un piacere per voi accogliere i due nuovi caster di Dragon e Spaceman. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Ciao ragazzi. Spaceman, lui è Dira Mirror. Ciao ragazzi, buonasera. Introduciamo il set, va benissimo. Allora, continuiamo con questo set Mirko Yolt, speriamo che vi stiate divertendo in questa stream. Non si sono mai beccati. Non si conoscono per niente. Senza scherzare, hanno una lunga storia. Mai visto questo match. No, comunque hanno una lunga. Yolt,
onesto, penso che secondo me tra tutte le win che ricerca Jota su missile Mirko sia la più grande. In ogni regione dove ci sono, secondo me Jota è un po' più fisso di Mirko, perché è l'unica cosa che lo ferma ad essere top 1 a Milano alla fine. È l'unico, a parte Luigi, che ha 50-50. Che ultimamente, che negli ultimi tornei in cui ci sono incontrati, Luigi e Jota... Poi non è più molto attivo, questo studio di lavoro. Al momento sta studiando, sì. Ma ci sta. Comunque, storia di questi due giocatori. Si incontrano ad ogni singolo torneo di Milano e Jolt non è mai riuscito a battere Mirko. Mirko dopo un discorso di Milano, cioè, vediamo se in questo mai andato neanche esageratamente close. Non direi, poi non direi. Lo so, non seguo moltissimo a Milano, però vediamo se Jolt riuscirà a spuntarlo questa volta fuori casa a Genova, esatto, dove si stanno contendendo la Grand Final. La Grand Final, sì, sono entrambi sul podio, vogliamo dire. No, Grand Final. Questa è Winner. Sì, è Winner, sì, è Winner. Esattamente. Okay. Mirko è un giocatore che studia tantissimo. Ogni torneo si prepara i suoi matchup. Poi ovviamente lo conosce tantissimo, dato che era giocato da Forever. Prima della pandemia. Sì, tra l'altro ricordo, aneddoto a caso, a Nemiac, se ricordo, aveva preso la win su Piero, forse uno dei suoi primi tornei di alto, e si è appunto con Roy. Ma si parla di Mark Forever questo? Sì, di questo. Ah, questo non ricordavo. Lo sapevo. Comunque, è un po' particolare perché a Milano ci sono molte spade. A Milano ci sono tante spade. È un meta molto divertente. Spade 2-2er, spade cosplayer, comunque... Secondo me per analizzare qua bisognerebbe un intro di ogni tanto succede, era molto alto. Bisognerebbe analizzare più dal punto di vista dei player del personaggio, perché onestamente sono due spade che giocano Foundis più o meno, sì, i personaggi sono lì, capito? Ovviamente sono personaggi con design molto diversi. Sì, è chiaro, vabbè. Sono Lucina, è un PG che cerca di bollare. È un buon all-rounder, ha un power fuori di testa, ma non quanto Roy, che è un crash down con un advantage fuori di testa, throwback ovviamente, la Scannon, sì, muore molto presto in disadvantage, che cioè, terribile, by design ovviamente. Vabbè, chiaro. Però ecco, Lucina o la rounder, ma non è troppo importante perché vediamo Mirko che riesce a uscire dal disadvantage senza troppi problemi, vediamo che torna out stage e invece no. Volevi. Sì, per ora stavo per dire prominente lead da parte di Mirko, però sono bastate due o tre interazioni al ledge e è sul punto di perdere la stock, però niente. In realtà è una donna con i capelli rossi che morta, che cammina. È 126% contro Roy. Beh sì, è praticamente sì. Basta una situazione di avvento. Però questo Mirko, le piccole interazioni, piccoli movimenti, grandi movimenti chiaramente da parte di Mirko gli impediscono da parte di Jota di trovare la stick. Ma nemmeno piccoli movimenti, in advantage sono stati 25 secondi in advantage per Mirko, da ledge a ledge. Non si capisce. Assurdo. Mirko ha che sfida di periodo. Mirko ha una gestione del gioco, ha una visione del gioco che veramente... sì. Ultima stock di questo game per Jolt a 4 minuti dal timer e un Mirko che non vuole assolutamente cedere la stock. Il Roy Player che prima abbiamo visto prendere una terza stock e si stava preparando per un comeback, vediamo se ci riuscirà anche ora. Non c'è, c'è un vantaggio lì assurdo per Mirko. Pummel? Lì ci sta. Sì. Molto player! Oh. Prima stock è andata. La prima stock è andata con un SD a 180. Vabbè, sono cose che accadono. Cosa è stato per la giornata? Sì, però voglio dire. Però se c'è questa sita in advantage. Sì, stop smash si è perso un po'. Vabbè che è una get off option allucinante, per carità. Sì, rompe le combo. Shield, kill, eccetera. Rompe combo anche nel più tu. Ma sì, però non vorrei che Mirko se la stesse. Vorrei che Mirko se la stesse. È un bel rischio, da non prendere contro Roy. Se questa terza smash fosse stato sweet spot, avrebbe ucciso e sarebbe stata una situazione di stock even. Capito, bro? Roy, abbiamo visto bel movement, ma soprattutto Jolt ha preso l'unica posizione che lo riportava al center stage. Sì.
non lo possiamo volere, insomma. Quindi, sì. Una cosa che fa Yolt, che non funziona così tanto bene col turno, secondo me, Yolt tende a prendere molte decisioni riguardanti i panici preventive, veramente molte, tanto questo abitudioso, molto molto preventive. Ma contro Mirko, ovviamente il livello di replay è altissimo, quindi per forza di cose vanno in. Però contro Mirko non è esattamente la cosa più ottima. Questo B. Yolt abbastanza arrabbiato per questo Nair reversal, ovviamente non spaziato. Voleva andare dietro probabilmente, ma il secondo hit è finito mentre era di fronte, il che ha dato una punish free a Mirko con la B. Esattamente. Molto arrabbiato perché bastava letteralmente una situazione di advantage per un 3, 2 trade. 2 trade ce l'avevo. Per portarsi a casa questa. Ciao Andrea, grazie. Questo game. Invece ora siamo su 2-0. Comunque sì, la cosa è che Mirko, non so bene come spiegarlo, quindi cerco di visualizzare, cercate di soffermare nell'altro, è un player molto, un player, vabbè, incredibilmente analitico lo sappiamo, ma guarda tutto in maniera molto esterna, non so come dire, in che senso, proprio perché non so come spiegarlo. È strano da spiegare, ha tutto sott'occhio, ha tutto sott'occhio, lui sa perfettamente quello che sta accadendo nel gioco, durante il game, durante la stock, durante l'interaction. Chiaramente, chiaramente. E al contempo sa quello che potrebbe succedere o non succedere dentro e fuori da quel game. Ok, fa molto ridere che dice questa cosa perché questa dovrebbe essere la base per ogni player. Ma... però Mirko è quello che se una crisi ci riesce meglio a quanto pare. Assolutamente, perché in realtà se non hai una buona base teorica del gioco o se non ti viene naturale, questa cosa è molto difficile da visualizzare. Cioè è un concetto molto astratto. Sì, questo in pratica mi hai descritto la combinazione Rihard Rita Sora, la combinazione dei fundamentals richiesti per giocare ad un livello decente. Eh sì, bravo, sta giocando Lucina, poi si è venuto a pensare. No, senso. Alla fine tutto... È vero, lui lo sa fare pochissimo. Sì, una... Mirare grab, no. Quella qui... No, ma Roy che punisce cosa legge è impossibile. Prende il legge. Già prende il legge. Già prende il legge, ma deve essere... Lucina non lo so. Mi sa che non ha risposto. Forse che ha fatto, perché... Ma ha fatto sì. Ah, ok, perfetto. Vabbè, Mirko, mi sono perso questa interazione, non sono stato onesto. Non lo so, ci sta guardando. Siamo guardando di te. Da ora guarderemo il monitor, ragazzi. Prima stock di questo game per Yolt, bisogna vedere come se la. Bisogna vedere come se la gestiscerà. Yolt adesso che ha un advantage molto volatile, in questo caso, scusa per il senso. Non preoccupare! Ho visto un disadvantage molto molto buono da Yolt, sta prendendo sempre solo le opzioni che lo mettono meno a rischio. È vero, danno opzioni non committal che in un advantage di stock chiaramente volatile come questo, perché a 160 esplodi così. Sì. Normalmente cercherete semplicemente di mettere i danni del morto, questo 40%, ma Yolt sappiamo bene essere un giocatore in grado di riportare qualsiasi partita di nuovo even o vincerla. L'abbiamo visto una volta contro Wage, una volta, più volte, reverse di stock. Forse una volta c'ero pure. Da dove ha preso quel che da attacca enorme? È una spada. Sì, però non l'avevo mai visto, ragazzi. Comunque la cosa di Yolt, sì, è verissimo, Yolt è uno di quei player che gli dai un dito e si prende la mano. Gli basta prendere un minimo di momentum, ottimo. Bellissimo, questo neutral. Ottimo, veramente. Comunque è sempre, anche solo difficile starci lì perché è un continuo botta e risposta. È impossibile, con due PG del genere è impossibile fare così, cioè interaction by interaction commentary, una cosa del genere. Però va bene, abbiamo appena sentito un insulto verso, due insulti verso una storia di calcio, siamo tornati di smash. Vabbè, ma si sa che Yolt ti fa Juve, no? Yolt ti fa Juve. Oh mio Dio, quello scudo era minuscolo. No, abbiamo un Mirko con un altro SD. Se la sei stato in questo game, io non ho mai essere visto... finalmente preso da Yolt. Io non
non ho mai visto Mirko andare in mental, o almeno non l'ho mai percepito andare in mental. Andare in mental, vero? In burnout. In burnout, sì, praticamente. In breakdown, eccetera. Mai visto, mai percepito, però è difficile credere che due FD in un set in un ittino, in sostanza. Assolutamente. Può essere preso quanto vuoi, però. No. Anche se qui arriva il fratello. Ti stavo per dire, Mirko giocatore di ghiaccio. Sì, però non lo scalpisce. No. Quest'uomo è un muro impenetrabile. Abbastanza arrabbiato, forse deluso, ci sono stati un paio di